Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Venerdì 6 settembre 2024, San Umberto, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Ostuni è tra le 5 mete pugliesi più visitate dai turisti americani. Lo ha comunicato Puglia Promozione nel corso dell'Italian Festival di Hoboken. I dati ci dicono che la nostra città è tra le destinazioni più scelte insieme a Bari, Lecce, Fasano e Polignano a Mare. L'assessore al turismo Nicky Maffei ha espresso la sua soddisfazione per il riconoscimento che riempie d'orgoglio. L'assessore Maffei ha sottolineato come la missione sia quella di continuare ad attrarre visitatori tutto l'anno, offrendo un'ampia gamma di esperienze turistiche e non interrompendo la stretta collaborazione tra istituzioni e imprese. Zaino sospeso a scuola con Piero è l'iniziativa promossa dal Lion Club Ostuni Città Bianca e il Lion Club Ostuni Host per aiutare le famiglie bisognose per l'acquisto di materiale scolastico con la raccolta di articoli di cancelleria, libri, zaini, dizionari, anche usati purché in buone condizioni. Il materiale raccolto sarà poi in parte donato alla Croce Rossa Comitato di Ostuni e Carovigno e consegnato alle famiglie in difficoltà con figli che frequentano le scuole dell'obbligo ed in parte sarà consegnato direttamente dai club ai minori ospitati nel villaggio SOS di Ostuni. I punti di raccolta di Ostuni e Carovigno sono consultabili sulla pagina Facebook Lion Club Ostuni Città Bianca. È possibile donare fino al 16 di dicembre. Giorno dopo giorno i dati ci confermano che Ostuni è una destinazione amata. Abbiamo la conferma ogni anno anche attraverso le interviste ai vacanzieri che realizziamo nel nostro centro storico durante la stagione estiva. Il servizio insieme a Graziana e Eva. Ciao ragazzi, da dove venite? Garbagnati Milanese, vicino a Milano. Roma. Roma anche io. England. Oh, England. Sono la Inghilterra. Pompei. Vi è piaciuta? Vi sta piacendo Ostuni? Molto, molto. C'è tanta gente, ma è sempre stupenda. Why did you choose Ostuni? Our friends get married next week here, so we're over visiting for the wedding. Sono venuti qua perché i suoi amici si sposano. C'è tantissima gente, insomma, non me l'aspettavo. Molto più turistica magari rispetto agli anni precedenti, questo sì. It's beautiful. We're actually very surprised that there isn't too many British here, which is actually very lovely. So we're having a great time. It's beautiful. Dicono che la città è bellissima e sono molto allegri del fatto che non ci sono tanti inglesi, quindi sono a posto. C'è qualcosa che cambieresti tu di Ostuni? No, assolutamente no, è tutto perfetto, per cui soprattutto lo stile barocco degli edifici, il bianco, per cui è tutto molto bello. Beautiful. Hot. Ok, le parole quindi sono bellissima e calda. Come mai torni sempre a Ostuni? Ci piace, è una bella città. C'è accogliente. Tu che sei di Ostuni, dove hai portato i tuoi amici? Allora, li ho portati innanzitutto in piazza e alla scalinata, ho raccontato anche la storia che c'è un po' dietro, diciamo, la colorazione bianca della nostra città, li ho portati qui in cattedrale e poi un po' qui a vedere il tramonto e a prendere qualcosa da bere e niente, adesso facciamo un giro nei vicoli e basta, continuerò a fare da cicerone. Questa sera alle 19.30 nella cornice del Giardino dei Vescovi arrivano le note dei Viaggi di Madeleine, un viaggio nel progressive rock. L'evento, che si inserisce nel calendario estate al Parco 2024, è a cura dell'Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni in collaborazione con l'Assessorato al Turismo e alla Cultura. Ingresso gratuito. Mani unite sotto le stelle, serata per Antonella, è l'iniziativa che si svolge questa sera alle 19.30 nella masseria Santa Filomena sui colli di Ostuni. Antonella Scatigna è la chef di Locorotondo che ha fondato l'associazione Mani Unite per il Congo. Antonella Scatigna sta costruendo a Catana
un importantissimo ospedale. Il ricavato della cena spettacolo con jazz, teatro e musica tradizionale sarà interamente devoluto alla costruzione della nuova struttura sanitaria. Info e prenotazioni al 380-766-1351. Palazzo Roma di Ostuni propone un lungo nuovo weekend dedicato a grandi e piccini con i due film in vetta alle classifiche del momento, in programmazione da oggi e fino a domenica 8 settembre. Cattivissimo Me 4 alle 16.30 e Siamo noi a dire basta alle 18.15 e alle 20.30. Si inaugura questa sera alle 18 nella Chiesa dello Spirito Santo la collettiva di fotografia Dalla teoria alla pratica a cura dei corsisti Elio Vita e Antonio Bancrazzi. Espongono Luigi Casale, Maria Consiglia Maglionico, Manuela Mancini, Edda Carla Rinaldi, Cosimo Roma e Miriam Tamburrino. Eventi patrocinati da Espressioni d'Arte. Ostuni To Live 2024, questa sera alle 20, visite guidate serali nel borgo antico della città di Ostuni, partenza dall'info point di Ostuni, attività gratuita. Info e prenotazione obbligatoria allo 0831 198 24 71. È venuto a mancare all'età di 92 anni Francesco Roma, detto Ciccio, commerciante. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 9.30 nella parrocchia dei Santi Medici. Sentite condoglianze ai familiari. La farmacia Matarrese effettua quest'oggi il servizio pomeridiano e notturno. A Villanova Marina di Ostuni è aperta tutti i giorni la farmacia Santoro. Meteo, nubi in progressivo aumento con deboli piogge, venti moderati, temperature stabili, mare calmo. Citazione odierna. È bello sapere che tu ci sei sempre, tu che riesci a farmi stare bene, anche quando sono a pezzi. Grazie, letto. Grazie per aver preferito la nostra informazione.